Tutù. No, io vado in giro col tutù. Ah, tocca a me. Niente, allora l'altro giorno io sono uscita per la prima volta con questo ragazzo nuovo e siamo andati al cinema a vedere un film e io stavo come al solito lasciando per terra dietro di me le mie molliche di pane. A un certo punto lui si ferma e mi dice cos'è che stessi facendo. Io gli dico guarda, sto lasciando dietro di me le mie molliche di pane così almeno posso ritrovare la strada per arrivare a casa dopo perché ho davvero un terribile senso dell'orientamento. Allora lui si gira, mi guarda e ride. Come se avessi fatto una battuta di spirito o uno scherzo, allora io gli dico che non vedo proprio come i miei problemi personali possono risuonargli come uno scherzo. Allora lui si ferma, mi guarda e fa: ehi, ti ci riporto io a casa, tranquilla. Allora io gli rispondo: evidentemente abbiamo modi diversi di ritrovare noi stessi, ma non vedo perché automaticamente il tuo debba essere migliore del mio. E allora lui mi fa: ma non puoi fare filosofia parlando delle molliche di pane. Allora io non ci ho visto più, no, non ci ho visto più, io non ci ho visto più. Allora abbiamo cominciato a fare botte lì, in mezzo alla strada, davanti a tutti. Sì, io mi sono così incazzata, ma così incazzata, ma così incazzata, che mi sono completamente dimenticata delle molliche di pane. La cosa strana è che sono riuscita tranquillamente a tornare a casa da sola. E a me questo fatto mi ha proprio messo in discussione tutta la vita, eh. Oddio, dottore, ma non è che sarò grave? Dottore? Dottore? A un certo punto lui mi chiede cos'è che stessi facendo. Allora io gli dico che stavo lasciando dietro di me le mie molliche di pane perché così almeno avrei ritrovato la strada per poter tornare a casa perché il mio senso dell'orientamento era veramente pessimo. Allora lui si gira, mi guarda e sorride, come se avessi detto una battuta, uno scherzo. E allora gli dico che non vedo proprio come i miei problemi personali possano risuonargli come uno scherzo. E allora lui si ferma, mi guarda e fa: ehi, tranquilla, ti ci riporto io a casa. Allora io lo guardo e gli dico: evidentemente abbiamo modi diversi di ritrovare noi stessi, ma non vedo perché il tuo debba essere migliore del mio. E lui mi dice: non puoi metterti a fare filosofia parlando delle molliche di pane. Io allora proprio non ci ho visto più. Eh no, io non ci ho visto più. Abbiamo cominciato a fare a botte lì, proprio in mezzo alla strada, in mezzo a tutti. E io mi sono così incazzata, ma così incazzata, ma così incazzata, che mi sono completamente dimenticata delle molliche di pane. No, ma la cosa più strana di tutte è che io sono riuscita a tornare a casa tranquillamente. A me questa piccola cosa mi ha proprio rimesso in discussione tutta la vita, eh. Dottore, ma so grave? Dottore? Dottore? Oh! Ma so grave? Dottore? Dio, se n'è andato. Oddio, allora so grave. Fammi mettere tutto. No, dunque, il punto è questo. Voi avete mai provato a parlare con uno di questi senza tetto? Perché tutti dicono che sono pazzi. Ma io dico, provate un po' voi a parlare con uno di questi e vedete poi, o a vivere come loro, per strada, per un po', e poi vedete che idee vi vengono. No, non diventate mica pazzi, vi dico, no. È che cominciate a vedere le cose come stanno e cominciate anche a dirlo in giro, a dire la verità. Ed è per questo che tengono queste persone in strada, eh. Perché il sistema ha paura di loro, ha paura della loro libertà. Perché la libertà è l'opposto della responsabilità. Quindi la libertà è una minaccia al sistema.
Che poi è lo stesso, è lo stesso, secondo me, motivo per cui nessuno si fa più le canne. Perché la libertà fa paura a tutti, eh? Perché pensano che se la gente si fa le canne diventa un po' più allegra. Poi si rende conto di che merda di vita fa e manda tutto per aria. È il motivo per cui io ho smesso di fare l'artista. Ma perché che cosa si può fare in una situazione del genere? Mettiamo per esempio che voi scriviate un libro. Ma un libro bellissimo, che leggono tutti e che finisce anche in classifica. 2 mesi dopo. Guarda che è già dimenticato e c'è già un altro capolavoro che devono leggere tutti. Oppure mettiamo che qualcuno scriva una bella canzone, ma una canzone bella, bella, bellissima e che finisca anche in super classifica. Cosa pensate che succeda dopo? Al massimo un jingle per uno spot di qualche birra. O anche che scriva, per esempio che dipingiate un quadro. Arriva un milionario, se lo compra e se lo appende in una parete di qualche sua azienda, in ufficio. No, perché in passato i ricchi collezionavano la testa dei leoni, delle tigri, perché li facevano sentire sicuri, potenti. Adesso il sistema colleziona la mente degli artisti, capite? No, perché dorme meglio, sapendo che le menti migliori sono morte, dal collo in su. Ma è per questo che io non gli do nessuna soddisfazione, eh? No, perché io la mia mente me la tengo nella mia testa, dove nessuno può venire a prendermela. Perché tutto fa parte del sistema, capite? E quindi l'unico modo perché il sistema non mi abbia è fare nulla, come faccio io. Voglio scrivere un libro, voglio dipingere un quadro? Io lo faccio, ma lo faccio nella mia testa, dove nessuno può vederla. Amici miei, se sapessero quello che penso, sarei già morta. Domande?